cambiare il mondo dal bene primario per eccellenza, il cibo, per arrivare a salute, società, economia, cultura. Stasera TGR Piemonte 19:35. Frutta e verdura del Piemonte in estate, perché mangiare di stagione ci aiuta a difenderci dal caldo e dagli insetti, con Beppe Rocca, direttore del Master in Medicina Moderna. Questo è il periodo in cui in Piemonte si raccolgono zucchine, pomodori, albicocche e susine, insomma tutti i prodotti della terra che ci aiutano a combattere il caldo e a difenderci dagli insetti. Claudia Pegno. L'alimentazione varia da continente a continente, da stato a stato, da regione a regione. Il metabolismo dell'uomo si adatta all'ambiente in cui vive, più si adatta, più si resta in salute. Ecco perché si deve mangiare frutta e verdura di stagione, di qualità e coltivato sul posto. In Piemonte, in questo periodo dell'anno, si raccolgono pomodori, fagiolini, zucchine, pesche e tanta altra frutta e verdura. Ogni vegetale, con una certa luce, una certa temperatura e un certo tipo di terreno, produce fitochimici, sostanze funzionali alla pianta per difendersi dal caldo o dagli insetti, ma anche utile al nostro organismo. Nel momento in cui noi ingeriamo queste sostanze, noi ne facciamo un uso ovviamente umano di queste sostanze, ma ci difendono dagli insetti, ci difendono dal calore, ci difendono dal colpo di sole. Le persone anziane, ad esempio, vengono stabilizzate da una dieta di stagione. Carote, albicocche e melone contengono carotenoidi che combattono i radicali liberi, proteggono da parecchie malattie e sono anche utili ai piemontesi che in questi mesi vanno nelle località marine. Se vai al mare e tu mangi una dieta locale di qualità, ti difendono i carotenoidi, ad esempio, ti difendono da un ustione, da un'insolazione, da un colpo di sole, impediscono che la pressione scenda troppo, per cui tu svieni. È importante anche saper scegliere. Se hai la possibilità di visitare l'azienda, vedere come coltiva, vedere dov'è il campo, l'orto, eccetera, è il massimo. Nel momento in cui mangi questo cibo ti rendi conto che un organismo vivente che ha una sua vita, un suo habitat, il sole, il vento, la rugiada, l'alba e via discorrendo. Più difficile per chi vive a Torino o comunque in città scegliere. Buona norma informarsi su dove e come è stato coltivato il prodotto, se sono stati usati fertilizzanti o no. Molto importante anche sapere se ha viaggiato e come è stato conservato. Irradiamo il cibo, lo mettiamo sotto vuoto, lo mettiamo in azoto, eccetera. Quello che succede è il fatto che scompaiono i microbi da questi alimenti. Questi alimenti sono sterili. E se sono sterili non ci nutrono e non ci aiutano a rigenerare la flora batterica. Quindi una persona che ha una flora intestinale ricca, biodiversa e quindi che usa tutti i microbi del suo ambiente, degli alimenti che crescono nel suo ambiente, è molto più forte nel difendersi dall'occasionale parassita. Come diceva Ippocrate, lasciate che il cibo sia la vostra medicina e la vostra medicina sia il cibo.